Monitorato 0232, tempo Zulu, trasmissione da Gibilterra via NASA. Non ci saranno altre trasmissioni finché non saremo sul bersaglio. Hai capito, Big Ears? Big Ears ricevuto. Juliet Tango Echo 471, ora Zulu 0233. Ci siamo, Rapid Angel, inizia l'uscita SDR. Rapid Angel ricevuto. Hai visto? Presto li sveglierà. Perfetto. Giratevi. Night Hawk. Cominciate la corsa e lanciate. Night Hawk ricevuto. Perfetto. Blockbuster, devi creare scompiglio dappertutto. Blockbuster ricevuto. Voglio vedere un bel bombardamento. Blockbuster ricevuto. Avranno ciò che si merita. Gruppo Shotgun, seguito la distanza di comando. Pieno assetto di guerra Mach 2. Capo Shotgun ricevuto. Le sei unità possono uscire e colpire tutti i bersagli più importanti al primo passaggio. Questo luogo ci appartiene. Passate a intervalli regolari e dirigetevi a casa, ragazzi. Colpirete i bersagli secondari sulla via del ritorno. Cos'è stato? Non lo so. Colpite quella rampa di lancio sul punto della baia. L'avete vista? La vedo, la vedo. La elimino in 10 secondi. È mia. Leader Shotgun. Ricevuto. Tutti i miei uomini stanno lavorando sui bersagli secondari. C'è il lancio di un altro missile. Eliminate tutti quei missili. Lanciate dei razzi di segnalazione. Mi hanno colpito. Mi hanno colpito! Ce la fai ad arrivare fino al mare, Rapid Angel? Ci posso provare, ma sto perdendo potenza. Mi sentite? Sto perdendo potenza. Qualcuno deve colpire quella rampa di lancio. Hanno preso il mio gregario. Rapid Angel, dove sei? Rapid Angel, stabilizziamoci. Prova la Sicilia. Prova Malta. La nave Picket 1, quella flotta dei soccorsi, mi ricevi? Rapid Angel, ricevuto. Ce la farò. Buona fortuna. E Night Hawk, l'aiuterò io. Stagli attaccato, Night Hawk. Roger. Sto perdendo carburante. Rimani con lui, Night Hawk. C'è una distesa pianeggiante davanti a me. Qualcuno mi sta seguendo. Capitano? Mi rimane poco carburante. Non pensare a chi ti segue. Sto perdendo potenza. Andrei. L'ho perso. È ammarrato. La sua nave era operativa durante questo attacco. La Leontief stava navigando alla distanza di circa 10 miglia a ovest dalle navi della Sesta Flotta. Mi raccomando. Passo e chiudo. Non sono il ministro della Marina. Non voglio spiegazioni, capitano. Può bastarmi anche un semplice sì. Ho seguito l'aereo fino al momento dell'impatto. Posso quindi stabilire la sua posizione entro il raggio di 5 miglia. Lei ne è sicuro? Colonnello, desidera forse cambiarsi d'abito? Non ho molto tempo, capitano. Dobbiamo avere delle informazioni più precise al riguardo. Sto perdendo carburante. Rimani con lui, Night Hawk. C'è una distesa pianeggiante davanti a me. Qualcuno mi sta seguendo. Mi rimane poco carburante. Su, avanti. Non pensare a chi ti segue. Cristo. Sto perdendo potenza. L'ho perso. Abbiamo sprecato 50 milioni di dollari. C'è in ballo qualcosa di più oltre il denaro. 3 di quegli aeroplani trasportavano dei sistemi di guida laser altamente segreti. Naturalmente, uno di quei modelli di alta tecnologia si trova in fondo al Mediterraneo. Ho già controllato il computer e sono riuscito a stabilire che il punto di ammaraggio è a 3 miglia a sud di Malta. Adoro Malta in questo periodo. Purtroppo è apparso improvvisamente un motopeschereccio sovietico proprio in quella zona. La pesca deve essere buona, ma posso garantire che troverò quell'F-111 prima di loro. Voglio soltanto sapere cosa sta facendo la Leontief lontano dalla Sesta Flotta. Controlla quel motopeschereccio, Steve, e non fare l'eroe. No, non preoccuparti, Dean. Tornerò sano e salvo.
Quello è il migliore? È l'unico disponibile. Si spieghi. Beh, per questo lavoro sarebbe molto più adatto Kentani, o meglio Black Eagle, ma ora è in licenza. Non mi interessa questo. Richiamatelo. Non è possibile. Ogni anno in questo periodo ha 2 settimane per vedere i suoi figli. È il nostro accordo e devo assolutamente mantenerlo. Li vedrà un'altra volta. Glielo dice lei questo? Non sono io a doverlo fare. Lei lo deve richiamare adesso. Patricia Parker, per favore. I passeggeri del volo A401 sono pregati di recarsi al controllo. Ragazzi. I passeggeri del volo A401 sono pregati di recarsi al controllo. Lei è Patricia Parker. Vi porterà da vostro padre. D'accordo? Tu devi essere Danny. Ciao. E Brian. Salve. Ciao. So che vostro padre sarebbe dovuto venire qui in vacanza, ma ha un progetto di ricerca a Malta. Quindi prendete i vostri bagagli. Vi accompagno da lui. Pregato di recarsi all'ufficio informazioni. Il signor Jim Stewart, pregato di recarsi all'ufficio informazioni. Buongiorno. Buongiorno. Io sono padre Joseph Bedelia. Sì? Dovevo incontrarmi qui con Monsignor Caraldi. Purtroppo il Monsignore non sarà con noi per oggi. Preferisci dell'ottimo vino bianco o vuoi una buona tazza di caffè? Tu cosa ci fai qui? Come sta andando il progetto di ricerca? I maltesi vi danno molta assistenza? Pensavo di essere stato chiaro 12 anni fa. 14. Devo dirti qualcosa. Non mi interessa affatto. Io sono un prete. Un ricercatore oceanografico che lavora sovvenzionato dall'Università di Georgetown. Voi gesuiti sapete fare bene i conti. Rivolgiti ad un altro, Dean. Il suo nome è Kentani. Per essere più precisi, un biologo marino dell'Università delle Hawaii. Tu non ti arrendi mai, vero? Potrebbe far comodo ad entrambi. Ho un altro uomo per le mani. Non siete indispensabili, tu e Tani. Avanti! Avanti! Fate di mettere di lato! Ti ha mandato qui. Forti forti. Aspettate. Capitano. Via. Lasciatelo, lasciatelo. Mi piace perdere il suo tempo, eh? Cosa intende dire? Questo stava sullo scafo. E allora? Per caso sa chi è e cosa vuole, capitano? Come ti senti? Lasciami in pace. Capitano, perché il medico di bordo non è qui? Capitano. Lei sapeva perfettamente cos'era venuto a fare qui un uomo come lui. Non era solo, eh? Porti subito via quel corpo, capitano!
Mi puoi spiegare perché sono stato richiamato prima del tempo? Ken, tu non andrai a New York. Per quale motivo? Io non dovrei. Devi partire per Malta. Dean, rammenti l'accordo. Ho 2 settimane di ferie in questo periodo, in ogni caso. Ecco le informazioni sul sistema segreto di guida laser. Non ne voglio sapere niente. Leggilo e... Non mi interessa! Voglio stare con i miei bambini. Sappiamo esattamente dove è caduto l'aereo. Devi solo andare lì, prendere il sistema di guida laser e tornare indietro. Chi vuoi prendere in giro, Dean? Non filerà tutto così liscio. A Malta è pieno zeppo di spie, provenienti da ogni parte del mondo. Naturalmente, oltre la Leontia, il moto peschereccio sovietico. Tu credi che accetterò, non è vero? Beh, ti sei sbagliato. Io andrò a trovare i miei figli. Infatti, è esattamente quello che farai. Conosco bene quel tono di voce. I tuoi figli sono già a Malta. Cosa? Sono alloggiati al Dragonora Palace Hotel e lì troverai anche i tuoi bagagli. Cosa intendi fare adesso, Ken? Brian. Secondo me papà non arriverà mai. Invece più tardi sarà qui a Malta. Non riusciamo mai a vederlo. Adesso proviamo a divertirci, d'accordo? Se volete potremo andare a visitare il museo. Fantastico. Andiamo a vedere la parata. Fantastico. Controllo di Malta? Traffico non previsto a 15 miglia. A nord-est di Malta, in direzione ovest. Velivolo sconosciuto a nord-est di Malta, identificatevi. Velivolo sconosciuto a nord-est di Malta, identificatevi. L'aereo non identificato è a 10 miglia ad est. Procede sempre verso ovest. Velivolo sconosciuto a nord-est di Malta, identificatevi. Apri quel paracadute. Sbrigati presto. Il distretto di polizia, grazie. Ecco. Pronto, sono l'ispettore capo Borg. Sì. D'accordo, lasciate l'indirizzo al sergente e vi manderà un ufficiale. Rimanga in linea per lei. Ispettore. È meglio andare via da qui. Tu sei padre Joseph. Gli abiti sono nella borsa. Troverai anche delle carte di credito oltre al tuo passaporto. Richard ha detto che c'è un altro uomo, Henderson. Steve Henderson. Il suo compito era quello di attaccare un apparecchio sulla Leontia. Serviva soltanto per monitorare meglio la trasmissione. Che altro sai? Nothing, nada, niente. Nessuno ha più visto Henderson.
Io sono un ricercatore oceanografico, specializzato nelle correnti delle profondità marine. Sembra interessante. Non come penso. Dottor Tani? Tu lavori per padre Joseph? Non proprio. Mi ha assunto il signor Rickard in persona. Sono sull'isola i miei bambini? Ho il loro itinerario. In questo momento si trovano al Museo Medina. Ed ecco, signori, una grande opera del maestro Chevalier. Lo dipinse nel 1565. Non sapevo che vi interessasse l'arte. Papà! Come state? Sono davvero felice di vedervi. Tantissimo. Da quanto tempo porti gli occhiali? Da un po'. Si ricorda di me, vero? Patricia Parker. Amica di Dean. Il giro è quasi terminato, perché non usciamo? Sono felice che abbia potuto raggiungerci nonostante i suoi numerosi impegni. Siamo qui da 2 giorni, papà. Mi dispiace. Ero molto occupato. Ora ci divertiremo. Dottor Tani, se vuole dare un'occhiata. Ti aspetto sulla barca. Mm-hmm. Chi è? Vladimir Klimenko, colonnello del KGB, comandante del settore. È arrivato 2 anni fa. Adesso lui lavora sulla Leontia. Stia attento, dottore. È un uomo pericoloso. Secondo la ricostruzione del computer, questo è il punto in cui è precipitato l'aereo. Ma non ricevo segnali dal trasmettitore di emergenza dell'F-111. Ti conviene usare le bombole. Non mi servono. Ci sono sub che diminuiscono il loro battito per rimanere più a lungo sott'acqua. Me lo racconti un'altra volta. Ricercatore. È padre Joseph Bedelia dell'Università di Georgetown. Generalmente lui opera in questa zona? Capitano, c'è un sommozzatore in acqua alla profondità di 25 metri. Vuole che faccia preparare le bombe di profondità? Le farò sapere. Accostati a quella barca!
È molto che sta in servizio. Le piace il lavoro? Lo faccio. Andrei! La macchina fotografica. Ehi voi della Leon PF, tirate! Ehi, avete sentito? Tirate! Tirate! Volevo assicurarvi che non le servisse niente. Noi la ringraziamo! Noi chi? Lui è il mio compagno di ricerche, il dottor Tani. Guarda qui, guarda. Ci sono visite. Che avete trovato? Niente che possa interessarle, signore. Questo mare è povero di risorse, purtroppo. Ma non è una sua caratteristica naturale. Prima la pesca era fiorente. Gli abitanti dell'isola l'hanno sfruttata per più di 60 anni. Poi degli esperimenti nucleari hanno provocato la più completa desolazione. Nei passati 25 anni... La ringrazio per le sue preziose informazioni. Le passerò al Ministero della Marina. Sfortunatamente impiegano molto tempo prima di prendere qualche serio provvedimento. Com'è il vostro progetto, padre? Inquietante. Inquietante? Vede, queste acque hanno un notevole... Mi scusi. Forse lei è a conoscenza di un trattato che scrissi per il congresso dell'83 di oceanografia a Stoccolma. Ho in modo di dargli un'occhiata. E cosa avete trovato di così inquietante in questa zona? Saprò dirglielo quando avrò approfondito le mie informazioni. Ma per allora ve ne sarete andati. Vi auguro di trovare quello che cercate. Motori indietro! Il nome è Bedelia? B-E-D-E-L-I-A. Bedelia Joseph, nato a Meriden, Connecticut. Laureato all'Università di Fargo. Nessuna relazione con la Cina, non è vero? Ha combattuto nel Vietnam dal 1970 al 73. È entrato in seminario nel 74. Regolare. Passiamo a quest'altro. Kenshi Tani, nato a Nara, in Giappone, cittadino americano. So leggere anch'io. Servono altre informazioni. Ritorniamo in porto. I sommozzatori non hanno trovato niente. Si devono immergere nel punto dove stava il giapponese. I suoi superiori ci hanno affidato questo settore. Ma loro non sanno quello che sta succedendo qui. Lo vuole capire? Informi l'ambasciata. Voglio una squadra di sorveglianza per quando arriva al porto la barca di Bedelia. Questo è il Palazzo dei Grandi Maestri e fu costruito nel 1574. Ed ecco la famosa statua di Nettuno. Ora seguitemi e vi mostrerò il resto del palazzo con le sue varie sale, quella del banchetto, la sala da ballo e quella degli arazzi. Tutte le armi e le armature che vedete qui sono completamente originali. Furono usate durante il grande assedio di Malta nel 1565 contro i turchi. Mi diverto. Questo di più grande soffitto. Sì, lo so, ma ho ancora parecchio da fare. Notate la bellezza. Spero di finire molto presto. Ehi! Cercherò di fare il possibile. E poi tutto il mio tempo sarà per voi.
prometti? Ci proverò, ragazzi. Vi posso promettere solo questo. D'accordo. Abbiamo compagnia. Un uomo con i baffi e uno con la barba. Si osserveranno in particolare Luigi XIV. Finiamo il nostro giro. Se ne occuperà Peter. È meglio che ci pensi io. Io rimango con i bambini. Questo corridoio viene chiamato Prince of Wall's Corridor. In ricordo della visita guarda laggiù dal futuro Edoardo VII. Scusate, ragazzi. Anche questo soffitto è stato dipinto dal senese Niccolò Masini e vengono raffigurati alcuni ritratti. La sua opera fu compiuta nel 1724. Molti papà? Dov'è mio padre? Ci raggiungerà più tardi. Continuiamo la visita. Lui e le sue promesse.
fare? Sì, vedi, indietro, è caduto proprio state dalla... indietro voi! Scusa. No. Mi raccomando, ragazzi. Tu blocca la strada. Ecco vostro padre. Che ti è successo? Sei scomparso all'improvviso. Dovevo fare una telefonata. Allora possiamo andare in spiaggia adesso? Ormai si è fatto tardi, ragazzi. Ci andremo domani. Papà, farai il possibile. Andiamo. Ve l'ho promesso, no? Ferma. Blocca l'immagine. Fammi vedere la donna ripresa in quel palazzo. Patricia Parker, nata nel 1960, lavora nei servizi segreti della CIA dal 1981. Assegnata come corriere e alla scorta. Esperta in piccole armi, automobili, aeroplani, esplosivi e anche in trasmissioni elettroniche. Non penso che lei sia importante. No, ma credo che lui lo sia invece. Lei sospetta che due uomini, entrambi cittadini russi, siano stati uccisi dallo stesso uomo e a pochi minuti di distanza. Non sono così brillante da fare certe affermazioni, mi scusi. Questo caso ha richiamato l'attenzione dell'ispettore capo e... Ehi, stava diventando interessante. Andiamo, ragazzi. Dovete dormire. Buonanotte. Notte. Papà, come sei arrivato qui sull'isola? Con l'aereo, come voi. Ci vediamo domani. Ascolta, Peter rimarrà qui insieme ai ragazzi. Devo andare da qualche parte? Dobbiamo andare insieme. Ho trovato un messaggio che diceva di farsi trovare al casinò alle 9 in punto, soltanto che non ho proprio idea di chi dovremmo incontrare. Lo scopriremo. Mm-hmm. Sono arrivati. Vuole giocare? Mi parli del suo progetto, dottor Tani. Lei è il capitano Klimenko. Colonnello. Le presento la signorina Parker. So abbastanza di lei, signorina Parker. Non si incontra tutti i giorni una giovane donna che totalizza 96 centri su 100 al poligono di tiro e che viene classificata radio operatrice internazionale di prima classe. Devi avermi confusa con qualcun'altra, con me. Lei non gioca, colonnello? Ho già puntato, dottore. Bisogna seguire la logica. È necessario individuare le possibilità di vincita attraverso il movimento della pallina nella ruota. Mm-hmm. Fantastico! Noi abbiamo vinto. Naturale, perché avete puntato sul rosso. Torniamo in albergo. Your tips. Besides, I know warning when I hear one. Vuole che vada a controllare i bambini? No, lo faccio io. C'è qualcuno. Vuole entrare a bere qualcosa da me? Certo. Thank you.
faccia uscire i bambini. Andiamo via da qui. State giù, ragazzi. Dammi un minuto. Voglio vedere alcune persone. Non ce la faccio più, Andrei. Ho paura. Rilassati, così non risolvi nulla. Andiamo, andiamo, è tutto pronto. Devo controllare una cosa. State attenti. Guardo di là. D'accordo. Papà. Vai con Danny, per favore. Devi riposare. Papà. Qualcuno vuole farti del male. Sto facendo un lavoro per il nostro paese. Mi hanno chiesto di trovare una cosa importante. C'è gente che non vuole che tu la trovi, non è vero? Sì. Sono cattivi, allora? Probabilmente loro credono che lo siamo noi. Non mi stai dicendo tutto, però. Mi dispiace, ma non posso parlarne. Cerca di capirmi. Buonanotte, papà. Buonanotte. Dì a Richard che non mi importa dove li trova. Voglio altre persone qui che si occupino dei miei figli. Lo sa, colonnello, le devo le mie congratulazioni. Forse è meglio che le rimandi al momento in cui le porterò il sistema di guida laser a bordo di uno dei nostri sottomarini. C'è stato un cambiamento. Deve consegnare l'apparato al capitano della Gorky. Io vorrei protestare. Gli americani non avrebbero alcun problema ad affondare un motopeschereccio. La Gorky è una nave commerciale di 10.000 tonnellate. Quasi impossibile da abbattere, quindi. Farò come desidera lei. Ragazzi! Devo lavorare. Voglio che andiate con Peter, ok? Su. Su, vieni.
È venuto molto bene. Vuole venire a fare un giro? No, assolutamente. Soffro di vertigini. Stia attento. Non si preoccupi. Me la caverò. Dean manderà altri uomini, ma non saranno quelli dell'ambasciata. Mi occuperò io dei suoi bambini. Quante volte lo devo ripetere? Noi stiamo solo prelevando dei campioni qui. Guardi, là ci sono le ampolle. Oh! Смотри,
Vista! Кто там? Где? Кто? Откуда? Смотри, сзади тебя. Я слышу слух. Смотрю, хочешь убежать. Ангел! Tutto a posto. Sono ancora vivo, grazie a te. Andiamo. Padre Joseph ci aspetta. Per la grotta c'è un'entrata nascosta. Questa è l'ora giusta per trovarla. Eccola! Benvenuto nei famosi sotterranei di Malta. C'è nessun graffito. Devi aspettare. La prego. Non si preoccupi. Padre, mi scusi. A mia madre oggi è piaciuta moltissimo la sua funzione. Grazie, grazie, signore. Potrebbe benedirla, padre. Le sono grato. Padre, padre, pregherò per lei. Non ci crederesti mai. Non ho dubitato neanche per un secondo. Là, sopra quegli scalini. Lei mi rende talmente felice, padre. Ti benedico. Grazie. La pace sia con te. Grazie, padre. Ora devo andare. Ero a pochi centimetri di distanza e non ho sentito niente di niente. E infatti non dovevi sentire nulla.
Mi manda di Rickard. Perché? Vuole vederti. È arrivato oggi. Andiamo in spiaggia. Ok. Brian, tuo padre sa badare a se stesso. Qual è il suo lavoro? Perché non ne parla mai? Ora dobbiamo andare. Lavori con lui? Per favore, Brian. Tutto quello che ti importa è il tuo lavoro. E poi nient'altro. E invece ti sbagli, lo sai. Non sono così cinica come tu puoi immaginare. E tuo padre vi ama moltissimo e si preoccupa sempre per voi. Allora dov'è? Cerca di fare del suo meglio per te, Tammy. Brian, per favore, Brian. Ecco che arrivo. Bene, spero che tu abbia un souvenir da farmi portare a casa. Solo uno. Il sistema di guida della testata nucleare dei missili. Voglio rapidencio, dannazione. Anche i russi. Hanno forzato gli sportelli. Il vano era vuoto. È ancora sull'isola, ne sono certo. Te l'ha forse detto Klimenko? Abbiamo intercettato un messaggio che ordinava alla nave mercantile Gorky di lasciare più presto Malta per andare a Odessa. Ti stai arrampicando sugli specchi. Rapid Angel potrebbe essere in una sede diplomatica o sopra un Ilyushin 15 diretto a Mosca. No, abbiamo ogni aereo sotto il nostro controllo. Se Klimenko ha preso Rapid Angel, lo porterà a bordo della Gorky. La Gorky è pronta a trasferirlo in un sottomarino da qualche parte, tra qui e il Mar Nero. Da dove pensi che debba provenire? Da Odessa. Ma non è ancora arrivato. Adesso sta passando per l'Ellesponto, quindi avete ancora 2 giorni. Il mio lavoro era l'F-111. Ho finito. Invece è appena a metà. Perché non chiami qualcun altro, allora? E la gente è stata uccisa. E lo dice a me. Ho ammazzato 6 persone. Digli di mettere via la pistola. Sai, sono un uomo di pace, non vorrei spaccargli la testa. Va bene. Ho capito. Allora parla. Fai portare via dall'isola i miei figli. Hai capito, figlio di puttana? Hai avuto quello che volevi. Sono qui per loro, ok? Adesso fai quello che voglio io. Devi mandarli a casa. Lo sai quello che può succedere se non fermiamo Klimenko? Tu non devi preoccuparti per questo. D'accordo, torneranno con me. Avranno delle guardie del corpo. Dove preferisci? Roma, Londra, New York? Io voglio solo che siano lontani da qui per l'una di domani. Chiama l'ambasciata. Li porterai tu personalmente. Manda qualcuno a ritirare i bagagli. Sì, signore. Vogliamo fare un altro giro in barca. Bambini? Bambini? È ora di tornare in albergo. Forza. Tieni. Avanti. Muovetevi. Il gruppo insulare maltese è costituito esclusivamente da rocce sedimentarie, formatesi in un arco di tempo alquanto breve, tra i 40 e 15 milioni di anni. Si vede soltanto la prua. Sono quasi tutte rocce calcaree, utilizzate nella preistoria dai costruttori di templi e ancora oggi impiegate nell'edilizia locale. Nel suolo dell'arcipelago sono inoltre presenti depositi di argilla azzurra, impermeabili all'acqua. Sono loro. Andiamo. Mi senti? Tieniti pronto. Stiamo arrivando. Non troppo vicino. Rimani distante. La pesca è rimasta allo stato artigianale. Il suo prodotto
non copre che la metà dei bisogni. La nave mercantile sulla sinistra è la Gorg. I cantieri navali sono sotto sorveglianza. Circa 1600 tonnellate. La produzione agricola concorre solo per il 7% all'economia nazionale. Tuttavia, nell'arcipelago le terre... Peter, puoi sorpassare quella macchina davanti a noi? Certo. C'era una macchina bianca dietro. C'è ancora? Sì. Ragazzi, mettetevi giù. Brian, fa come ti ho detto. Credo che abbiamo compagnia. Hai detto che sei un ottimo guidatore. Fammi vedere. Quella pistola. Ora! Presto, fate uscire i bambini. Avanti, sbrigatevi, scendete dalla macchina. Avanti! Non fate storie, non vi conviene. Figlio di puttana! Io voglio Tani, signorina. Anch'io in questo momento. Dentro. Avanti, andiamo. Portali al forte, fuori Medina. Io vado a parlare con Klimenko. Sarà fatto. Salite, ragazzi. Cosa c'è che non va? Perché sta piangendo? I bambini hanno molta paura. Sto cercando di calmarli. Moto. Io con me. Oh mio Dio, credo che stia per vomitare. Svelto, prendilo! Il ragazzo sta scappando! Aspetta, prendilo! Scusatemi, non volevo!
Guarda chi c'è. Ken? L'ispettore ha chiesto di parlare con te. Dice che è importante. Oh, no! Dannazione! E adesso? Non so che dirti, è meglio che tu vada. Stai calmo, per favore. Eccoli, ispettore. Ah, dottor Tani. Mi piacerebbe sapere cosa può dirmi lei al riguardo. Niente. Niente? Perché ha saldato il conto della stanza al suo albergo? La finestra era rotta. La ripagherò. Ci sono dei corpi all'obitorio che dovrebbe esaminare. Non credo di poterla aiutare. Non ne sia sicuro. Dove sono i suoi bambini, dottore? Stai bene, Brian. Che cosa hai detto alla polizia? Niente. Pensavo che sarebbe stato meglio parlare prima con te. Hai fatto bene, figliola. Sai dove si trovano Danny e Patricia? Sì. Che cosa ha detto? Che ha bisogno di andare al bagno. Non sarà mica la prima volta che te la fai addosso. Andiamo. Non muoverti da lì. Non posso certo volare. Che è stato? Scherzi. C'è una prodo laggiù ad ovest. Ehi! Quel cappello lo conosco. Riesci solo a creare dei problemi. Ma Andrei, cerca di capire, io non volevo. Sì, va bene. È l'ultima volta d'accordo. Che ti aperto. Come vuoi. Sta zitto! Sbrigati!
Danny, non ti muovere. Dove è Danny? È qui dietro, sta bene. Sotto c'è la barca, dobbiamo sbrigarci. Ehi, di là, d'accordo. Igor. Thank you.
Salutiamo i signori passeggeri in attesa del volo AZ410 diretto Papà, per Roma. Quando verrai a Roma? Presto. Lo staremo. Prego. Avvertiamo i signori passeggeri in attesa del volo AZ410 diretto per Roma di recarsi all'uscita numero 3. Andiamo. Grazie. Mi aiuterete a migliorare il mio giapponese? Ma certo, hai un terribile accento newyorkese. I signori viaggiatori sono pregati di portare un solo bagaglio a mano. Ripeto, i signori viaggiatori sono pregati di portare un solo bagaglio a mano. Ho parlato con Dean. Tu sei fuori ormai. Dove pensi di andare? Voglio controllare la Gorky. Ok, allora vengo con te. Indovina chi c'è. Forza, sì, ragazzi. Sì, sì, ragione. Andiamo. Comincio. D'accordo. Come ti dicevo, sì, poi la paga non è tanto. Beh, certo. Modo hanno sempre messo a repentaglio la loro vita. Lo faccio anch'io, ti basta? Ha controllato gli uomini? Se davvero volete salvare le 22 di stasera, allora avete bisogno di tutti loro, proprio tutti. D'accordo, ma la responsabilità è sua. Va bene. Sì, avanti ragazzi. Tu, avanti, avanti. Se salpano questa notte, Rapid Angel è qui a bordo. C'è poco tempo. Dovrà bastarci. Controllerò la cabina del capitano. E intanto tu cerca di farli tardare. Darò un'occhiata ai circuiti di navigazione. Che cosa fai? Vai in alto. Quando lo trovano capiranno che siamo qui. No, stai tranquillo. Lo troveranno. Domani mattina. Dove andiamo? Dovrai rimanere qui. Di a Lino di stare alla baia alle 22:30. E io? Hai fatto abbastanza. Non puoi farcela da solo, può essere molto pericoloso. So badare a me stesso, non preoccuparti. Una persona... solo un margine di errore. Due persone. Possibile che io non possa fare niente? Thank you.
Salperemo esattamente fra 10 minuti. Potete accendere i motori. Sì. Non voglio ritardi. Tutto a posto, siamo pronti. Ok, possiamo salpare, capitano. Preparatevi a salpare! Muovetevi! Che state aspettando? I motori sono fermi. Cominciate a dragare, accendete tutte le unità. Qualcosa non va, signore. Il radar non funziona, signore. Non capisco. Vabbè, impossibile. Deve verificare. Ora. Vai a verificare. Manda subito sul ponte tutti gli ufficiali. I circuiti sono fuori uso, signore. Informi le autorità portuali del nostro ritardo. Sì, signore. Capitano, mi dia la chiave della sua cabina. Il suo pacco è completamente al sicuro. Capitano, la chiave! Sì, signore. Sì, signore. Che è successo? Hanno sabotato tutte le apparecchiature di navigazione. Ho informato le autorità che non possiamo salpare. Dobbiamo andare. Ma ci vorranno almeno 12 ore per le riparazioni necessarie. Possiamo navigare manualmente con l'aiuto della bussola, capitano. È impossibile. Impossibile? Capitano, ho visto cadere molti governi, armi nucleari sparire come se niente fosse e capitani volatilizzati, capisce? Non c'è nulla di impossibile. Dannazione! Che sta facendo, colonnello? Ah!
Era tutto in aria. Nuota ora. Fino alla barca. Ci incontriamo ancora, dottor Tani. Ho saputo che ha terminato le sue importanti ricerche. E allora? Allora le consiglio di lasciare quest'isola al più presto. Le do un'ottima opportunità. Come vuole lei, ispettore.